Signore e signori, buongiorno. Stiamo trasmettendo in diretta streaming da Lignano Sabbiadoro la seconda giornata del campionato del mondo di apnea indoor. La giornata prevede, per questa prima giornata, questa seconda giornata prevede tre gare. La prima sarà l'apnea speed, dove dove 17 atleti si misureranno in questa disciplina relativamente recente. L'apnea speed è una disciplina che consiste nel fare 100 metri in apnea. Ovviamente in questo caso conta soltanto la velocità, cioè chi riesce a eseguire 100 metri il più velocemente possibile. I 100 metri possono essere eseguiti con un solo respiro oppure respirando una volta o più volte a 50 metri. In questo momento gli atleti si stanno allenando, si stanno preparando in attesa della prima batteria, che è prevista per le 9:33. Quindi alle 9:33 i primi tre concorrenti si daranno battaglia, e i primi tre concorrenti saranno il turco Yaren Turk, poi l'algerino Mustafa Benoit Zawi e lo svizzero Philip Gisin. Questi tre atleti partiranno alle 9:33, seguiranno praticamente gli altri, e in ultima batteria ci sarà la Russia, il russo Michael Zovodov, Stefano Figini, il nostro Stefano Figini, e Mark Pochant, Germany. Stefano Figini nel 2010 a Tenerife, quando appunto si è svolto la prima gara mondiale in assoluto, ha vinto la medaglia d'oro, ottenendo il primo record del mondo. In quell'occasione anche Federica Bellini, italiana, ha conquistato la medaglia d'oro, e anche lei con il record del mondo. Ho il piacere e l'onore di avere accanto a me il presidente del comitato organizzatore, il professor Alberto Azzali. Passo il microfono per un saluto. La seconda giornata, una giornata impegnativa, perché ci saranno, oltre a questa prima gara, anche due altre gare, una è la statica e l'altra è l'endurance, e aspettiamo tutti con una certa attenzione, perché è la prima volta che si svolge questa disciplina, questa specialità dell'apnea in un campionato mondiale. Però siccome la gara sta per iniziare, io preferisco dare il microfono all'amico Mimmo e poi eventualmente intervenire in fase successiva.
non so chi cazzo fa. Che minchia c'è questa roba? Non lo so. Ok. Scusa, si capisce quando mi dici ero o cos'è, cerca di essere chiaro per cortesia. Ovviamente una gara velocissima, quindi non riusciamo quasi a seguire i concorrenti, per cui quello che farà fede sono le immagini della partenza e dell'arrivo ed eventualmente quelle subacquee se sarà poi possibile. Hai un cazzo di inquadratura stretta. Purtroppo non è stato possibile mettere un tabellone luminoso e quindi anche per quanto riguarda i tempi non possiamo comunicarvi nulla e ci dispiace molto. I giudici in questo momento hanno alzato le bandierine bianche per tutti e tre i concorrenti, di conseguenza significa che i concorrenti hanno eseguito la loro prova in maniera valida, ma onestamente non riusciamo a dirvi di più, anche voi da casa chiaramente come noi, anche perché ripeto, una diretta streaming è la prima volta che la facciamo per questa disciplina e anche per noi ci sono delle difficoltà proprio nel farvela vivere. Abbiamo difficoltà noi nel viverla perché onestamente vediamo appunto questi concorrenti estremamente veloci che partono come dei proiettili.
altri 3 minuti per la terza batteria, composta dalla tedesca Caroline Haas, dalla russa Daria Dreger e dalla turca Funkan Hemre Gül. Quindi anche per noi, ripeto, è una novità. Comunque è una gara che ha visto una buona partecipazione, quindi 17 concorrenti. In questo momento l'atleta più performante, che è il campione del mondo attuale, è il tedesco Max Poschard, che partirà poi per ultimo. Ha dichiarato 32 secondi. Anche in questo caso la dichiarazione dei secondi determina la griglia di partenza. Penultimo a partire sarà appunto Stefano Fugini. Con noi abbiamo il presidente del settore motoclinato, Carlo Allegrini, ovviamente un super esperto di motoclinato, e io ho fatto Carlo, stavo di raccontare al pubblico a casa, insomma, un po' di difficoltà, un po' di confusione, perché le stesse difficoltà che abbiamo noi, essendo una disciplina estremamente veloce, essendo una disciplina nuova, dobbiamo ancora interpretarla bene. Stavo dicendo che appunto è una disciplina che lega i due mondi, lega il mondo del nuoto pugnato con quello della pugnata. Quindi se vuoi fare un commento di un saluto. Intanto un saluto a tutti, e veramente sono onorato di stare in questa bellissima manifestazione. Sì, sicuramente questa è una distanza che avvicina gli atleti del nuoto pugnato, la velocità è elevata. Proprio poco adesso ho visto Monica, la Barbon, che ha fatto intorno ai 38 secondi, un bel tempo, e che potrebbe adesso, vedendo l'otto dei partecipanti, potrebbe essere una medaglia. Ora vediamo gli altri, credo che comunque nei maschi stiamo intorno ai 31-32 secondi, è una gara veloce sicuramente. Grazie Carlo. Appunto, ripeto, perdonateci anche l'inesperienza per questa disciplina, per cui cerchiamo insieme a voi di interpretarla. Ecco che è partita in questo istante. Mimmo, mi permetto, perché magari col cronometro, dopo tanti anni che ci lavoro, ovviamente, e sto seguendo la gara con il cronometro, e appunto vediamo questi atleti che sfrecciano in maniera incredibile. Bel passaggio intorno ai 18 secondi l'atleta in corsia 4, qui si viaggia sicuramente intorno a un tempo di intorno ai 36 o 37, insomma tra i 35 e i 37 secondi, e infatti intorno al 37 e mezzo per l'atleta in corsia 4, una gara molto regolare con un passaggio intorno ai 18. Ho notato una cosa, che chi riesce a fare 100 metri di seguito, insomma, sicuramente va più veloce, faticherà un pochino più alla fine, però peccato per la Barbon, perché ha fatto una gara bellissima, ha nuotato benissimo, però ha fatto la pausa, e se lei senza pausa avrebbe fatto veramente un tempo, però diciamo che l'esperienza l'aiuterà molto poi, perché li vedo che si sono affacciati con molto entusiasmo. Sì, infatti sì, assolutamente d'accordo con le considerazioni di Carlo Allegrini, e in effetti chi si ferma per respirare perde almeno un secondo di tempo, è in una gara giocata sul filo dei secondi, questo può fare la differenza. Chiaramente per fare 100 metri con un unico respiro necessita appunto di una preparazione apneistica, un minimo di preparazione apneistica, perché se è vero che comunque il tempo di apnea per i maschi si aggira intorno ai 30
4, 33, 32 secondi. È anche pur vero che questi 32 secondi sono espressi alla massima velocità fisica, quindi con un cumulo di acido lattico veramente terrificante, e ovviamente necessita appunto un po' di esperienza agonistica. La terza batteria a partire sarà composta dalla russa Alina Martokova, poi dall'italiana, dall'italiano Davide Barbon dal russo Evgeny Petrikov. Tutti gli atleti chiaramente di questa disciplina partono contemporaneamente al segnale che gli viene dato dal giudice. In passato anche nel nuoto clinato c'era già il centro apnea, un bel po' di anni fa, che poi evidentemente forse con una questione proprio logistica, organizzazione, hanno preferito eliminare. E quindi rimane quel nuoto clinato di 50 apnea che sono spettacolari per il tempo brevissimo che mettono a fare. Chiedo a Carlo se con lei il record del mondo dei 50 13 secondi e 8 10. Velocità veramente incredibile. Io mi ricordo che nel 2006 a Torino ci sono stati i campionati del mondo di nuoto clinato. E avevo visto, io ero presente, e c'era Galli, l'italiano Galli, che aveva fatto 17, mi sembra. Quindi hai ragione, ma da allora sono cambiati i materiali, sono cambiate alcune situazioni che hanno permesso appunto la velocità. Adesso seguiamo questa batteria perché potrebbe essere interessante per i tempi. Ci sono gli atleti russi che anche loro vengono a nuoto pinnato e presumo che siano abbastanza validi. Sono partiti. Alcune immagini subacquee ci fanno più o meno quando riescono a inquadrare gli atleti. Intorno ai 34 dovrebbe essere il migliore in corsia 4. Sono più facili, però ecco, questa è la dimostrazione che comunque loro
veramente delle sorprese, che sia il settore dell'attività su rapido hanno combinato insieme, possono veramente fare delle belle cose. Ci sono validissimi tecnici che secondo me si è messi insieme, si possono veramente far sì che i nostri atleti possano primeggiare in tutto il mondo. Sì, grazie Stefano. In effetti Stefano lo conosco bene perché ultimamente è venuto a Torino, vive a Torino e si è allenato un pochino, ha provato un pochino con il commissario tecnico Monica Barbero, ha provato un pochino la disciplina, è un ragazzo giovanissimo, molto molto forte e anche formato dal punto di vista apneistico, essendo anche un pescatore in apnea. Quindi lui ha provato con un solo respiro, per cui sicuramente sotto questo punto di vista sarà avvantaggiato rispetto ad altri. Quindi Stefano si misurerà con due russi, Sergei Volov e Mikhail Drozdov. Mi diceva Carlo Allegrini che questi due russi sono molto validi, quindi... Questi due russi insieme agli altri due della Germania e i nostri saranno, insomma, quelli che designeranno al podio le medaglie. Gli ultimi due a partire sono assolutamente i più, sicuramente i più forti, in quanto il tedesco, come dicevo prima, detiene, è il campione mondiale attuale con record del mondo che è intorno ai 31, e poi Stefano Figini, che ormai non ha bisogno di presentazioni essendo penso l'atleta del nuoto pinnato più forte di tutti i tempi. Quindi non so quanti, ma probabilmente Carlo mi dirà. No, Stefano è stato veramente, insomma, ha vinto tutto e continua a vincere tutto, ha vinto fino allo scorso anno, adesso è impegnato per i campionati del mondo. Ci aspettiamo sempre tanto da Stefano, ma comunque noi ci aspettiamo, ma non pretendiamo nulla, perché Stefano ha sempre fatto le sue gare e dobbiamo solo ringraziarlo, perché ci ha veramente regalato tanti 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 anni di successi e chiaramente speriamo che con lui continui. Sì, io ho potuto apprezzare Stefano in occasione nel 2010, ero commissario tecnico della Nazionale Italiana di Apnea a Tenerife, un attimo che sono partiti in questo momento la penultima batteria. Stefano in corsia A. Ecco, è arrivato primo Stefano di questa batteria. Sì, beh, Stefano ha fatto una grande gara, è arrivato primo di questa batteria, non sappiamo ovviamente i tempi, comunque intorno ai 34. Stefano detiene attualmente il record italiano che l'ha appena conquistato a Torino al campionato italiano. Ci sono i nostri atleti, la nostra nazionale che sugli spalti fa un tifo veramente caloroso per Stefano, grande prestazione, giovanissimo atleta, peraltro molto molto forte, alcuni dicono che sia l'erede di Stefano Figini e siamo veramente orgogliosi. Noi ce la auguriamo, conosciamo i suoi tecnici preparati, culturalmente sportivi di alto livello, perciò per questo siamo fiduciosi, è un ragazzo molto, molto tranquillo, molto volenteroso. Per adesso è sulla strada giusta, certo Stefano è Stefano, Figini è Figini, Figini è Figini e comunque volevo appunto aggiungere che sta a un titolo
diventa la leggenda, perché potrebbe diventare con un ulteriore titolo del mondo l'uomo che veramente nella storia del nuoto pugnato è quello che ha vinto più titoli in assoluto. Allora adesso vediamo l'ultima batteria che veramente penso che ci creerà molte molte emozioni. Stefano Figini è in corsia A e accanto a lui partirà Max Pochard, Germania. Concentriamoci un attimino su quest'ultima batteria. Stefano Figini in corsia A. Fra Stefano e il suo concorrente tedesco, quindi un minuto alla partenza. Stefano, come diceva Carlo, è l'atleta con l'intelligenza sportiva più elevata che io abbia conosciuto. Siamo anche noi in apnea, in attesa della partenza. Partiti. Stefano mi ha detto prima che non è... Ecco, anche lui ha provato praticamente con un unico respiro per la prima volta. È veramente... Sì. Quindi... Allora diciamo che a questi livelli Stefano ha adottato la tattica quella del respiro e comunque giustamente gli è andato bene rispetto all'altro che ha fatto intorno ai 39-33 secondi, molto vicino al nostro Germanotto piccolino. Vediamo adesso vediamo l'ufficialità dei tempi. Ok. No, in effetti la differenza praticamente in questo caso fra Stefano e il tedesco l'ha fatta appunto quell'unico respiro che Stefano ha fatto ai 50 metri, ovviamente non avendoli mai preparati, perché Stefano è sempre impegnato, è sempre in giro per il mondo, è appena arrivato dalla Colombia appunto e si è preparato per il prossimo campionato del mondo, quindi è sempre in giro per gare. E quindi non ha nemmeno tanto il tempo di preparare questa disciplina che comunque la interpreta sempre nel miglior modo possibile, con una grande intelligenza agonistica che lo contraddistingue. Quindi la gara è finita, adesso siamo in attesa di sapere i risultati. Adesso provo a intervistare qualche atleta per sentire anche dalla viva voce, dalla loro voce praticamente le sensazioni, le impressioni, ripeto, essendo sempre una disciplina abbastanza recente.